Buongiorno a tutti e benvenuti in Biblioteca Universitaria. Un momento emozionante per la struttura, ma soprattutto per tutti i presenti. Qua oggi si vuole ricordare, festeggiare un simbolo. Il nostro Sardus Pater, il primo insignito di questa onorificenza voluta dalla Regione Autonoma della Sardegna. E noi, come Ministero dei Beni per le Attività Culturali, in qualche modo gioiamo con la comunità scientifica, con l'amministrazione regionale che ha riconosciuto e riconosce anche formalmente a questo grande studioso, a questo padre della patria, a colui che ha portato a conoscenza il nostro grandissimo patrimonio archeologico e storico. Quando Giovanni Lillio ha avviato la sua carriera scientifica non si parlava di beni culturali, si parlava di antichità, e con questo termine si indicavano tutta una serie di beni che però erano ai più sconosciuti. La sua attività scientifica, la sua abnegazione, le sue indagini sul campo e la scuola che ha creato, una scuola di studiosi che qua oggi è rappresentata forse solo in parte, ha proprio seminato cultura, la gioia di valorizzare, conoscere a tutti i livelli questo nostro patrimonio. Quando l'assessore Mongiu ha voluto proporre questa sede come luogo per un riconoscimento formale e un rilancio delle attività del professore, non siamo altri che stati felici di questo. E ne siamo onorati. Questo è il luogo nato per l'università e con l'università, e quindi non può che essere a fianco di queste iniziative di grande valore. Pertanto un augurio da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, un augurio da parte della comunità e dei lettori di questa sede, che qua si sono incontrati, si sono riconosciuti, hanno, come dire, adoperato questo patrimonio come ausilio alla ricerca. Questo è il nostro motivo, la nostra ragione d'esistere, e ora vogliamo continuare in questa funzione. Pertanto oggi festeggiamo con tutti voi. Passo la parola all'assessore Mongiu che illustrerà la mattinata. Grazie. L'anno scorso, alla fine del 2007, la Giunta regionale ha voluto, su volontà precisa di Renato Soru, celebrare con un'onorificenza Giovanni Lillio. Quest'anno ha celebrato il professor Antonio Cao, che è qui presente oggi. Sardus Pater è colui che ha lavorato per tutta la sua vita per il bene collettivo. E quindi sarà un'onorificenza che tracerà la strada dei sardi illustri, quelli che sostanzialmente si sono battuti durante la loro vita perché l'interesse generale prevalesse sull'interesse personale e soggettivo. L'altro giorno con Antonietta Boninu, che molto vi saluta, insieme all'architetto Garzillo, che è il direttore del Ministero dei Beni Culturali in Sardegna, abbiamo visto, professore, Ali Punti di Sassari, i giganti di Montiprama, che erano stati, come dire, riseppelliti per 30 anni nei magazzini del museo, che finalmente hanno
visto la possibilità di essere riconosciuti e di essere appunto ristudiati e ricollocati in una dimensione straordinaria qual sono. Il regalo che noi le vogliamo fare è che quel restauro, quel finanziamento, anziché finire in aiuole, in stradicciole, in cemento, è finito per 1.600.000 euro per restaurare ciò che cambierà la storia del Mediterraneo e della Sardegna e del Mediterraneo. Chi sta lavorando a quel restauro ha già ricomposto e riconosciuto 23 personaggi, professore, 23 statue. Con Antonietta eravamo molto emozionate, perché nonostante fossimo delle cattive ragazze, in realtà fossimo ogni tanto impertinenti tutte e due, e le chiediamo scusa per le tante disubbidienze che abbiamo compiuto, ma in realtà noi eravamo molto orgogliose di essere state sue allieve e di partecipare a un momento fondativo della nostra identità. 23 personaggi, 15 arcieri, dei pugilatori, dei guerrieri, decine di modellini di nuraghi, complessi, straordinari, tracce di colore su quelle superfici. Forse si retrodaterà la storia della Sardegna, professore. Era l'Eron che lei tanto aveva studiato e identificato. La nostra promessa è che si riprenderanno quelle ricerche, si riprenderà quella diagnostica, si riprenderà lo scavo, finalmente, del luogo più importante del Mediterraneo. Noi dobbiamo a lei questo. Allora, noi siamo qui tutti insieme per dedicarle appunto questa giornata, e sono con noi, no, i colleghi e gli amici che di fatto hanno contribuito molto a che nuovamente i suoi articoli dal 36 al 2002 rivedessero la luce e fossero accessibili a tutti. Allora io chiamo qui Attilio Mastino, Alberto Moravetti, che di fatto presenteranno quest'opera, ma non è finita qui. Noi vogliamo, in quella giunta fu stabilito anche di attivare una cosa straordinaria che sono i corpora delle antichità sarde, 10.000 reperti dal paleolitico fino all'età contemporanea, che è i mirabilia, i gioielli di famiglia, entreranno nella Sardegna Digital Library, tutto il mondo vedrà questo grande museo della Sardegna che noi vogliamo conservare. Sarà anche presentata oggi una demo di un altro straordinario lavoro che le dedichiamo, e cioè nei 150 luoghi della cultura gestiti con i finanziamenti della regione, aperti a tutti, ci saranno unità introduttive, ci saranno documentari, ci saranno realtà virtuali. Noi oggi la celebriamo anche vedendo che cosa i suoi allievi e le sue allieve, nella pochezza delle nostre dimensioni rispetto a lei, sono riuscita a fare. Saluto Sergio Frau, che è venuto anche lui insieme a tutti quanti quelli che sono presenti qui, giovani compresi i ricercatori che stanno lavorando ai corpora. Saluto Sergio perché molto si batte anche lui, e si è battuto perché la sua opera e la nostra terra venisse difesa da qualsiasi visitatore che in maniera inopportuna, in maniera a volte non particolarmente felice sul piano culturale, ogni tanto ci attraversa e ci rallenta anche l'accesso alla nostra bella biblioteca. Grazie a Esther in tutti i casi. Prego, Attilio. Io vedo in fondo Renato Soru, che ha voluto in maniera straordinaria questo lavoro. Senza di lui noi non avremmo potuto rimettere al centro di tutto il patrimonio della Sardegna. Invito il Presidente a darci il suo saluto e a salutare il Professor Lilliu. Prego. Io non vi disturbo neanche un secondo, sono venuto a salutare il Professor Lilliu e augurarvi una buona giornata di lavoro.